Bentrovati al consueto appuntamento con fatti e opinioni. Il nostro ospite oggi è Salvatore Moltisanti, che salutiamo e ringraziamo, pianista, Io ringrazio lei, presidente. dottore, per avermi invitato e l'attenzione. Conosciuto notissimo come pianista di fama internazionale, presidente di IBLA Foundation, che ormai da tanto tempo organizza l'IBLA Grand Prize, che è un evento musicale e culturale di grande respiro internazionale che è in corso in questi giorni, proprio in questi giorni a Ragusa, per la sua 32esima Sì, sempre. edizione. 32 tutte consecutive? Sì, durante il Covid una sola è saltata. Quindi soltanto una So pausa, una, perché peraltro siamo per il usciti poi Covid, il per la secondo anno del pandemia. Covid, ancora siamo riusciti a farla all'esterno in questo caso. Quindi una sola volta, Una peraltro sola la volta, pandemia è durata 2 anni pieni, e quindi, ma insomma è quasi un miracolo. Ma vogliamo cominciare da lì? Come nacque quest'idea? 32 anni fa, siamo quindi nel 1990-91, 91, sì, nel 91. io ero appena arrivato negli Stati Uniti con una borsa di studio e ricordo che il primo incontro. Il primo Thanksgiving americano a novembre, sono stato a cena con i miei sponsor della mia borsa di studio e mi sponsorizzavano l'università, i viaggi dall'Italia andare in America e c'era anche un piccolo assegno in più, ecco, oltre ad avere il mangiare, il posto dove vivere, avevo anche un qualcosa in più per comprarmi anche qualche vestito, ricordo ho comprato un piccolo televisore per studiare l'inglese tramite i programmi televisivi, quelli con diversi accenti del nord, del sud e del centro dell'America. Ed ero stupito che nessuno mi aveva mai contribuito in nessuna maniera nella mia vita, tutto era sforzi di genitori, di lavoro in questo modo. E ricordo a tavola ho chiesto, dico, ma come mai voi sponsorizzavano me e un medico, è un ragazzo, uno studente di medicina. Lo sponsor stesso, lui è stato in America, a San Diego, all'Università di San Diego, con una borsa di studio anche lui, per cui ho detto, cioè, è stato così importante per me quella borsa di studio che voglio farlo per gli altri. E dopo questo incontro, mi ricordo, sono rimasto molto di stucco, sono andato a parlare con il presidente dell'università all'epoca, un chancellor, una persona molto particolare, molto interessante. E gli ho detto se mi aiutava a fare, cominciavo un fundraising per fare io un'altra borsa di studio, perché praticamente sostituiva la mia e ne aggiungevamo un'altra. Ed è cominciato il mio progetto all'università per raccogliere, per mettere assieme Quindi il primo questo interlocutore progetto. istituzionale, in questo caso, fu proprio Il chancellor l'università, dell'università della North sempre qui a Carolina. Ragusa, quindi col consorzio No, 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 universitario. no, Ah, lì, questo è in tutto in America, veniva tutto in America. America dove studiavo Ovviamente io. lei è ragusano e ha voluto localizzare a Ragusa questo evento, no? Esatto, poi in quegli anni sono successe quelle cose gravi che lei si ricorda, sa, della mafia, tutte le cose di Falcone e Borsellino, delle cose. E avevo gente che aveva paura a venire. Abbiamo perso degli sponsor perché ci aiutavano a Perugia, a Milano, ma non in Sicilia. Sono stati anni quelli molto, per chi se li ricorda, erano spaventosi. No? Per cui difficoltà, ecco, all'inizio abbiamo cominciato insieme all'inaugurazione all'epoca della sala Falcone e Borsellino pure. Tutto assieme è nato in quei giorni. E da allora il progetto era per un anno. La prima edizione sarà stata nel 91, se facciamo il 90. conto delle Allora, 32 edizioni più quella è difficile saltata. contare le edizioni perché i conti a volte non tornano, però il 91 ci ho lavorato, ma il 92 è stato qui. Ma se lei conta 92, 93 e arriva, adesso arriva a 32. Sembra con i numeri un pochettino Sì, è sì. un problema. Sì, Perdoni questo che. tipo di evento, questo tipo anche di impegno così importante, magari nel tempo sarà via via cresciuto, ha sempre avuto bisogno, credo, fin dall'inizio anche di una partnership istituzionale. Sì, Immagino che ci sia stata. È stato il Comune di all'epoca Ragusa? ho detto, ho chiamato, c'erano delle amministrazioni piuttosto illuminate, non conoscevo nessuno, e tramite mia madre si è coinvolta conoscendo delle amiche, così, degli amici, e per telefono stiamo facendo questa cosa, se potevano aiutarci, ci hanno mostrato disponibilità, sia il Comune che la provincia all'epoca, e abbiamo cominciato in questo E da modo. allora il comune e la provincia ci sono sempre stati. Sì, un po' dentro, sai, le amministrazioni cambiano sempre, per cui a volte c'è un po' di aiuto in più, a volte un po' di meno, ma non si potrebbe fare senza il loro sostegno anche per la disponibilità dei locali. Anche questo allora è un miracolo, no?
perché per esempio ovviamente in 32 anni, no, quanti ne sono passati, c'è stato un continuo avvicendarsi, no, di sì, maggioranze sì, imparato... di sindaci, di amministrazioni, sì, sì. Allora questo è un miracolo. Io ho imparato a leggere il mondo grazie a questo, perché da musicisti noi stiamo sempre dentro, specialmente noi pianisti, stiamo accanto a un pianoforte tutto il tempo, non è che, perché ancora gli altri strumentisti lavorano, ma noi pianisti siamo sempre al massimo, facciamo dei due di pianoforte e poi con l'orchestra, che è una cosa un po' separata da noi. Per cui io il mondo vero l'ho conosciuto grazie al Libro Grand Prize e a Ragusa, vedendo tutte le interazioni nei 32 anni. Ho capito non solo come funziona Ragusa, come funziona l'Italia, anche l'America. Perché questa è vita proprio. Ma se volessimo così magari comprendere o raccontare agli altri con gli occhi di chi appunto è stato il patrone di Ibla Grand Prize, no? Per esempio il sentire, l'umore, anche lo sguardo sulle cose importanti che una pubblica amministrazione può fare da parte di tutti i sindaci che si sono avvicendati, lei dove ha trovato la chiave di disponibilità? Cioè sono stati sindaci, comunque amministrazioni comuni, che hanno solo preso atto del fatto che era un progetto valido, positivo, bisognava fare poco, perché non intestarsi nel merito? Oppure invece qualcuno che ci ha creduto molto più profondamente e ha fatto qualcosa di più? Allora, in generale, a Ragusa io penso che siamo stati fortunati, perché abbiamo avuto dei sindaci nel corso degli anni, tutte delle persone in gamba che hanno cercato di fare il meglio in assoluto. Per cui è tutta gente che sinceramente ha cercato di amministrare la città nella maniera migliore. Poi c'è chi è riuscito meglio, oppure chi ha prodotto lavoro che poi è stato utile ai sindaci successivi. Per cui, conoscendo tutti questi anni di seguito, ho visto diverse cose, anche delusioni di gente che ha dato l'anima per Ragusa e poi non è stata correttamente apprezzata tante volte, no? Per cui c'è questa linea positiva di amministrazioni in generale molto positive. Di solito succede che poi dopo, quando non sono più in carica, capiscono il progetto quando è troppo tardi, ma all'inizio un nuovo sindaco che arriva è così preso da tante pressioni, che questa è l'ultima delle... Uno dei miei sogni sarebbe stato quello di, accanto al Libro Grand Prize, di avere il Libro Grand Prize, questo è per musica, ma di averne uno per l'architettura, per esempio, no? Non per le arti visive, cioè avere lo stesso tipo di interesse internazionale ogni mese con diverse discipline. È potente riuscire a portare questa quantità di gente che prende un Grand Prize. Il Grand Prize potrebbe essere anche la ristrutturazione, per esempio, di una casa moderna a Ragusa o di una casa antica a Ibla, e fa il Grand Prize dell'architettura per Ibla. E quindi chi vince fra tutti i vari studenti delle università del mondo, perché possiamo mettere assieme 600 università, che è un po' quello facciamo noi, e farli venire qui e concorrere, chi vince prenderebbe per esempio quell'appalto. Ci sono tante idee, no, di questo genere, che si potevano fare sulla scia del Libro Grand Prize. Questa è l'unica cosa che non sono mai riuscito neanche a cominciare, perché a stento siamo riusciti a sopravvivere noi in tutti questi anni. Fra, con la sua lunga esperienza, no, di questo evento, le chiavi maggiori, no, del successo, laddove il fatto che non abbia mai, non si sia mai fermato per un anno, è già comunque un grandissimo successo, poi si può sempre fare molto di più, non c'è dubbio. Ci mancherebbe. Secondo lei le chiavi del successo quali sono state? Cioè questi giovani musicisti che vengono da ogni parte del mondo, quindi che producono interesse all'estero, il circuito turistico culturale che si innesca, la bellezza del territorio che magari piace a qualcuno di quelli che vengono e che comunque se ne fanno in qualche modo testimoni, e questo moltiplica il circuito positivo di interazione, oppure c'è altro, non so. Allora, la bellezza del territorio nessuno lo mette in dubbio, però dobbiamo guardare l'Italia in generale, guardare la Francia, noi siamo circondati da territori che sono tutti belli. In Italia non c'è un posto che non sia bello, ogni posto ha qualcosa di bello, poi ci sono tante brutture intorno, ma ognuno ha una bellezza, per cui non c'è un borgo che non sia bello, per cui pensare di promuovere il tutto solo dal tuo punto di vista è veramente un'illusione, ecco, no? Per cui la realtà sta nel chi viene carico di sogni e desideri di carriera, praticamente, per cui bisogna dare una motivazione per venire. Quello che diamo noi è il debutto, noi facciamo fare una tournée negli Stati Uniti, ma dalla pancia degli Stati Uniti, cioè capire proprio gli Stati Uniti che votano e di cui poi noi subiamo le conseguenze. Se uno va a New York e fa il debutto a New York e conosce la gente di New York, non conosce niente degli Stati Uniti, perché New York è come se fosse la luna rispetto agli Stati Uniti. Anche perché è una vetrina del mondo, insomma. Non sono gli Stati Uniti, è un'altra cosa. Per cui l'idea è, perché io sono arrivato in America, in North Carolina, è da lì che ho conosciuto l'America, e poi sono andato a New York.
due anni dopo. Questo mio itinerario mi ha permesso di conoscere gli Stati Uniti in maniera più intima, e quello che faccio io è seguire lo stesso itinerario, per cui andiamo in Virginia, andiamo in Tennessee, in Mississippi, in Arkansas, abbiamo cominciato il nostro, noi siamo stati i primi a fare il gemellaggio all'epoca con Little Rock in Arkansas, cioè fare conoscere l'America per quello che è, e poi New York. La stessa formula, perché poi il bello di New York è che a New York poi siamo, dal primo anno che sono andato a New York, ho avuto delle amicizie molto importanti che, con cui siamo rimasti finora. Adesso abbiamo la signora Sukarno con noi in questi giorni, che è stata con noi dall'inizio, da quando ci siamo conosciuti a New York. E con lei la tournée dell'Asia. L'Asia di nuovo, Tokyo è l'equivalente di New York. Conosce Tokyo non significa conoscere l'Asia. Certo, per certo. Cui dalla Cambogia, il Myanmar, certo. il Vietnam, fare l'Indonesia, cioè fare l'Asia vera, certo. Tutta nella sua varietà, e poi la Corea, e poi finire, quindi Vietnam, Corea, e poi finire c'è Tokyo. C'è tanta biodiversità di culture, di storie, di civiltà, anche in ogni territorio. L'Italia da questo punto di vista è ovviamente all'apice, nel senso che la capitale italiana o una città italiana non è l'equivalente di New York, perché ogni realtà riproduce un'essenza intima della propria storia. New York ovviamente è una sorta di super capitale del mondo, insomma. Queste sono, New York e Tokyo sono queste cose, io le considero come una luna rispetto alla Terra. Vai in un mondo che è totalmente diverso. Se vai solo in quei posti non conosci, certo. Non conosci perché loro sono. Quindi in 32 edizioni, compresa quella in corso, si chiuderà mi pare mercoledì, quanti concorrenti, quanti giovani musicisti sono? Ecco, lei mi fa una domanda, mi fanno tutti sempre il quanti. Io non li ho mai contati negli anni. No, ma per avere un'idea. Io anche non dico mai numeri, perché non mi piace il numero. Non è una curiosità statistica, ma intanto ci dà la dimensione. Lo so, sono centinaia, però io sono. Sono troppi ogni volta, noi cerchiamo sempre di scendere quanto più si può. Per cui non, quest'anno quanti ce ne sono? No, sinceramente non posso dire il numero. Non posso dire il numero, ma perché, sono tanti. Ma perché mi metto proprio a giudicare dal programma, sono tanti. Non li conto, siamo a lavorare giorno e notte, però io avere un numero nelle mani mai, perché. Perché meglio è meglio non contare, perché uno veramente. Io condivido il suo moto, sì, dell'animo, sì, non ci, non. No? Però, come dire, nessuna banalizzazione quantistica, no? Era solo per avere l'idea, no? Anche di ciò che ha messo in moto questo movimento, anche perché poi sono tutti concorrenti di qualità, cioè non sono, come dire. Sì, sì, ma i numeri sai cosa diventano poi? Perché qua dietro ogni concorrente c'è una famiglia che viene. Per cui se io mi vengono dalla musicista della Mongolia, mi viene con madre, fratello, sorella, madre, padre. Nonni. Certo. Mi hai capito? Per cui io lavoro, esibire, io lavoro con centinaia di persone intorno che sono, certo. Sono. Perché se io dico per esempio ho 10 concorrenti, il numero dietro di me, dai 10, sono 60-70 di persone che devo, con cui devo interagire, anche psicologicamente. Poi c'è il problema di un concorso, tutti perdono, solo qualcuno vince. Per cui c'è questa. Certo. Anche aggressività emotiva, certo. Di depressioni, da gestire in una quantità enorme. Per cui le dico, dopo tanti anni ancora, anche se ho l'intuito, ho raffinato diverse cose per poter capire, ma ancora adesso arriviamo stanchissimi, proprio io sono già stanco, ancora siamo a metà. Certo. Abbiamo esplorato così tanti aspetti, sia per spiegare anche questo successo, questo miracolo quantomeno di sopravvivenza di una manifestazione, non è facile, peraltro anche perché in questi 30 anni siamo partiti da una situazione degli enti locali di floridezza finanziaria a tutti, allora, i tagli che hanno sconvolto i comuni. Non voglio interrompere, ma nei 32 anni, dal primo all'ultimo, ho sempre sentito, versione ufficiale, che ogni anno c'era sempre di meno, sempre di meno. Sì, ma è la verità, ma è la verità. Però è anche vero che oggi hanno molte meno risorse del passato. Perché questo taglio progressivo c'è stato soprattutto proprio dagli anni 90, cioè da quella crisi storica, ancora c'era la lira del 92 in poi, tutta una serie di riforme hanno sempre tagliato i trasferimenti agli enti locali, sì, senza sì. Ridurre le competenze. Comunque è vero questo storicamente, al di là del fatto che è una cosa, magari sarà non ce n'è stato uno che ha detto di dire, quest'anno un po' no, di ma più. È la verità, ma è la verità, sì, sia sì. Per le province, adesso sono ridotte veramente quasi a zero. Io sa che non sapevo. Speriamo assolutamente che le province ancora esistessero, quest'anno ci sta aiutando la provincia, ma per 10 anni non ho mai mandato le domande perché non sapevo neanche che esistesse. Sì, in effetti non si vede più che esiste ed è come se non esistesse. Però esiste. Perché sono state spogliate molto di risorse e anche di competenze in parte. Ma aiutano, io ho apprezzato. Da 12 anni non si elegge più il presidente nel consiglio, c'è un funzionario regionale che ovviamente avrà il respiro del burocrate, niente di più, che ovviamente non ha nessun interesse.
avesse né nessuna capacità culturale, no, di fare qualcosa per il territorio, cioè, è inevitabile. Dall'anno prossimo si dovrebbe tornare al presidente eletto. Ah, non sapevo sì, questo. No. Sì, in Sicilia dall'anno prossimo si tornerà al presidente eletto, al consiglio provinciale eletto e quindi un po' in maniera simile a come era. Questo so cosa hai spiegato, io non riuscirei a spiegare come si fa. Io, allora, noi devo dire che a New York abbiamo una solida base, perché io da quando sono arrivato a New York, in tutti questi 32 anni, ho sempre avuto gli stessi amici dall'inizio fino a ora, se ne sono aggiunti e chi non lo è più è solo perché sono deceduti, non sono più con noi, ma gli stessi amici, gli stessi sostegni negli anni, per cui questa continuità, che è una cosa tipica di New York, solo a New York si trova questo tipo di... ed è un po' della cultura americana questo fatto veramente di voler aiutare con nulla in cambio, di dire io credo nel progetto e ti aiuto e in qualsiasi momento di emergenza ti aiuto. Questa è una cosa che Libra Grand Prize è quello che è grazie a questo spirito americano. Bene, dicevo, al di là di tutti questi fattori che abbiamo un po' cercato di cogliere, poi comunque rimane il fatto che parliamo di musica classica, no? Questa è la materia prima. Senza non solo classiche, noi facciamo anche jazz, facciamo anche musica, possiamo chiamarla musica, sì. Perché ormai il classico è... Vabbè, certo, c'è musica contemporanea che è più classica dei classici. Anche qui certo potremmo opinare molto sul timbro di classicità della musica. Sì, insomma. Sì, ormai è tutto classico. Però certamente è una musica di questo tipo che fortemente comunque si richiama anche a quella che è stata, che è insomma anche nella percezione. La musica strutturata, sì. La musica colta, no? Sì, strutturata, una musica che ha una struttura... E quindi si deve a questo il successo, nel senso che c'è voglia di questo... Oppure questo è solo una portata di contorno? Allora, noi contiamo sull'esecuzione dal vivo. Io ho vissuto nella mia vita le esecuzioni, le registrazioni, i dischi e poi i CD, no, i recording. Io stesso una ottima parte della mia vita, nella mia carriera, ho vissuto con la vendita dei dischi. Per cui c'è stato tutto quel mondo lì. Quel mondo poi a un certo punto... Si è finito, io mi ricordo il negozio Tower Records dove quando vendevano i miei dischi andavo io ogni tanto a comprarmene uno perché mi piaceva l'idea di vedere il mio nome scritto sul scontrino, no? Ma tutto quello poi è finito e adesso siamo sul mondo digitale, passati in questo modo. A me è rimasta la passione dell'esecuzione dal vivo. Io se ascolto una sonata di Beethoven, devo ascoltarla nelle registrazioni anche di persone molto importanti, non la godo tanto quanto quella di sentirla dal vivo da un pianista sconosciuto. L'esecuzione dal vivo è la nostra forza, per cui quello che cerchiamo di fare noi è un po', lo chiamavamo, adesso non so più se il termine lo userei di nuovo, ma è una forma di democratizzazione della musica classica. Tirarla fuori dai teatri dove molta gente ha paura di entrare nel teatro, si sente che si trova bloccato là dentro, non può respirare, non sa quando applaudire, se il momento è sbagliato in cui parte l'applauso, poi si imbarazza e non ci torna più. Cioè c'è un mondo in quello classico che tende a intimorire il pubblico possibilmente nuovo. Per cui abbiamo portato subito nelle piazze, per esempio di piazza di Ibla, anche nei teatri, nelle chiese, la gente entra, esce, parlano, c'è molta rilassatezza intorno a questo. E i musicisti devono riuscire a concentrarsi e tenersi concentrati in quella dimensione. All'epoca, prima della chiusura di Ibla, dell'area pedonale, noi avevamo i parcheggi in Piazza Pola davanti al palcoscenico, cioè le macchine con i fari arrivavano davanti al palcoscenico e si fermavano, gli autobus passavano, i motorini, le respire che salivano lì da Vivo Fare Atrofio, in salita, mentre una persona sta cantando, uno sta suonando Debussy, noi queste dimensioni le abbiamo fatte abbiamo preso il meglio da queste difficoltà per rafforzare il musicista. Quello che il vincitore di Ibla, che cos'è? Le faccio un esempio, un vincitore di Ibla può partire dalla Serbia per andare a suonare in Texas e nel frattempo ci sono stati aerei cancellati e invece di arrivare il giorno prima arriva un'ora, due ore prima del concerto. Arriva, si fa la doccia, si stira su un divano, si sveglia subito un'ora dopo e suona. Cioè, io dico sempre, i nostri musicisti suonano anche messi al contrario, non solo, su qualsiasi pianoforte, perché c'è un divismo nella musica classica, per cui io sono bravo, suono solo su un pianoforte di una certa qualità, di assoluta accordatura e così via. I nostri musicisti vanno a suonare nelle scuole di comunità afroamericane dove il pianoforte non ce l'hanno, se ce n'è uno in piedi dagli anni di 50 anni fa, magari accordato e non accordato non si sa da quanto tempo, noi arriviamo,
e dignitosamente facciamo il meglio con quello che ci troviamo davanti. Poi sai, con la tastiera elettrica invece di un piano, però davanti al nostro pubblico, davanti ai nostri giovani, perché noi facciamo poi tantissimo con i giovani dalle scuole elementari, scuole medie, università, dovunque ci troviamo, il meglio da quello che si può fare, che è quello che il musicista sperimenta a Ibla. Chi non riesce a sopravvivere a Ibla in tutte queste difficoltà non fa parte delle nostre, dei nostri requisiti. Uno può suonare benissimo, ma non riuscire a gestire bene i rapporti, certo, con gli altri musicisti o ascoltare. Noi chiediamo ai musicisti, per esempio, di dire, scegliere loro un vincitore, e sono stupiti da questo, perché non sono abituati ad ascoltare gli altri musicisti, vanno lì per io. E una delle cose invece è ascoltare, per cui chiediamo al musicista di scegliere altri, per poter, devono ascoltare per poter scegliere poi. Quindi una palestra formativa molto, per la professione, molto selettiva, cioè molto rigorosa, sicuramente anche con la complessità un po' di queste dinamiche, insomma, sono difficili. Ci vuole una tempra molto forte, al di là ovviamente del talento e della inclinazione artistico-musicale. Il pianoforte quindi è il grande protagonista, ovviamente, no? Il pianoforte è uno strumento, vabbè, è il mio strumento. È lei è un pianista? Io sono nato come pianista, Per cui studiavo medicina, volevo fare il medico, non avevo mai pensato di fare il professionista in questa vita. Poi la vita mi ha portato in quella direzione, ecco, dopo questi studi ho lasciato poi l'università di medicina, mi sono trasferito in altre cose, filosofia. Ma il pianoforte è quello che mi ha fatto, io vincendo anche con cosa, avevo vinto. Insomma, nessuno ha rimpianto il medico mancato, eh? No, sicuramente ci sono tanti, più, invece, tanti medici più bravi di me. Ha potuto apprezzare il pianista di Mamatosi a Santa Cecilia? Nessuno, sì, ma anche i pianisti vanno benissimo senza di me. Però, diciamo, mi sono trovato in quella direzione, e ovunque andavo a fare concorsi, e vincendo concorsi andavo a fare concerti, dopo i concerti poi c'era cena, e lì chiedevo poi di far venire i vincitori del concorso Ibla per la stagione successiva, per cui ovunque io andavo poi mantenevo il network, diciamo, per i nuovi vincitori, e così si è creato il network dei vari concerti. Dicevamo poc'anzi del fatto che elemento forte di Ibla Grand Prix sia anche l'esecuzione dal vivo. L'esecuzione dal vivo ovviamente produce sempre eventi unici e irripetibili in assoluto, no? E che ovviamente dà anche molta centralità e importanza all'esecutore, no? Che già in passato, nella storia, a suo tempo, in qualche modo via via fu progressivamente spogliato di questa importanza, perché una volta l'esecutore improvvisava, no? C'era l'ornamentazione estemporanea, cioè rispetto ovviamente alla composizione musicale dell'autore. Poi invece ormai tutto questo non è tollerato, tranne eventuali, insomma, interpreti particolari, no? Sì, è complesso, però lei mette in questa lista Leonardo da Vinci, il musicista più famoso del mondo, di cui nessuno parla della sua musica, perché non c'erano le registrazioni dell'epoca, ma lui è stato il primo. Allora, anche Mozart era un improvvisatore, Mozart e Clementi, per esempio, no? Sono classici, per noi adesso seguiamo le note di Mozart, seguiamo le note di Bach, seguiamo come se fosse una musica sacra, che non possiamo spostare una lira, una nota, ma era musica improvvisata, e non solo, all'epoca volevano solo musica contemporanea. Il povero Bach doveva produrre costantemente, perché non volevano ascoltare la cantata della settimana precedente o due settimane prima. Lui, per fare la famosa partita per il violino, ne ha pescata una di 20 anni prima, perché era morta la moglie, voleva fare questo omaggio alla moglie, ha preso una cantata 19 anni prima, cantata con un tema specifico sul Gesù coperto da lenzuola di lino, per esempio. Uno prende quel tema, lo mette lì e fa crescere, ma nascosto dentro una nuova struttura. La musica, diciamo, l'amore per la musica del passato è nata poi tardi, nell'Ottocento, perché hanno scoperto che Bach è stato totalmente dimenticato. Cioè, ho detto, ma come, questo è il passato, è stato il povero Bach, è finito male, litigava con tutti gli assessori dell'epoca. I problemi che Bach ha avuto con gli assessori equivalenti della sua città, se uno si legge le lettere di quel periodo, ma i nostri assessori sono, certo, illuminati. Ma difatti a volte è anche interessante, in tanti campi della vita, no? Cioè, scoprire certe biografie di molti grandi nei vari campi, e poi purtroppo prendere atto che hanno dovuto misurarsi con tutte le peggiori bassezze dell'uomo. No, io non chiamerei così, ma con il mondo, no? Dei politici, mondo reale. Normale, no? No, cioè, non so neanche magari se... a questuare, pur essendo dei grandissimi artisti, però è così, perché poi la vita umana funziona così. Io non le chiamo bassezze, perché è la vita, all'interno di quella vita, all'interno di quelle
difficoltà. Si sono creati questi dico, geni. Bassezza magari perché immagino, come dire, un burocrate, un politico, un governante che magari mosso dal suo io, no, e dal fatto che è lui che decide, non è capace di capire il talento che ha di fronte e quindi il suo orizzonte mentale appunto è basso, è piccolo, no? Però poi ovviamente allora, la storia poi si incarica di dare i ruoli agli altri. Le faccio un esempio di Bach, per esempio, no? Che è il caso, che per noi, per me Bach è il dio nel senso musicale, non si può capire la musica in generale, musica contemporanea, musica Sanremo, qualsiasi cosa sia, se non Bach. Anche la famosa epoca d'oro da Bach a Beethoven, non so. Ma Bach Haydn. Sì. E se lei cerca dietro tutti questi personaggi, troverà un insegnante italiano, troverà un Nicolò Porpora che lavora a Vienna. E per 6 anni ha avuto uno studente e questo studente diventerà Haydn. Oh, ci sono dei collegamenti alla musica italiana che sono incredibili nel leggersi tutte queste lettere. E, per cui questo spirito italiano della musica che entriamo dentro davanti a Bach, trovi tanto italiano. Bach da ragazzino, quando sono morti i genitori molto presto, stava con il fratello, avevano queste credenze con i metalli davanti senza vetri, giù. E cercava di rubarsi la musica italiana, che gli interessava la musica italiana, e il fratello diceva no, e lui fino agli ultimi anni della sua vita, le trascorse, faceva il direttore, faceva il suo Ibra Grand Prize per musica italiana, perché si era stancato di avere a che fare con gli amministratori, e a un certo punto voleva essere libero praticamente, e si è messo a fare festival di musica italiana all'interno di un negozio di pianoforte, uno dei primissimi negozi di pianoforte dell'epoca. Del resto c'è molta Italia in tutto ciò che, così in maniera molto ampia e sommaria, possiamo ricomprendere sotto la voce di musica classica che grosso modo ha un millennio, poi magari le citazioni storiografiche sono nate le dopo. Le primissime citazioni musicali, su testi musicali, dove adesso a Messina c'è il porto, no, c'è la Madonnina, quella penisola era un antico monastero. Nel 1453, quando Costantinopoli è stata presa dai musulmani e tutta diciamo, la cultura greca e i professori di Costantinopoli sono trasferiti, nei pochi anni precedenti c'era molta interazione tra il clero di Costantinopoli e il papato, e cardinali importanti come il Bassarione erano diventati degli ambasciatori per cercare di riunire le due chiese e poter fronteggiare l'invasione musulmana. Non ci sono riusciti. In quegli anni poi ci sono stati degli scambi culturali molto forti, e quando loro sono venuti in Italia, in Europa e in Italia, arrivati nel nord Italia, nessuno parlava greco, per cui sono venuti tutti qua da noi in Sicilia. Le scuole di greco importanti proprio di quegli anni del 450 dopo venivano dalle famiglie importantissime di Venezia, mandavano i ragazzi a studiare qui da noi greco per poter leggere. Il Rinascimento nasceva da lì, tramite la Sicilia. E abbiamo testi con questi testi originali, che adesso sono, li troviamo fuori Roma, ma nelle biblioteche, ma vengono dai nostri monasteri siciliani con le prime notazioni musicali sul testo originale. Certo, chiaro. Ecco, intanto sono tanti gli aspetti, e la ringrazio, e gli spunti che vengono fuori così da questa conversazione. Grazie particolarmente per questo. Vediamo se riusciamo a toccare altri aspetti. Intanto, per chiudere un po' una considerazione che stavamo esprimendo, non c'è dubbio che c'è molta Italia, no? In tutto ciò che passa per musica classica. E Sicilia, certo, viene sottostimata. Io dico sempre sono siciliano prima di essere italiano. Siamo un millennio di esperienza, perché si nasce con l'armonia codificata, no? Poi ovviamente abbiamo quei 2 o 3 secoli d'oro, ho detto io così banalmente, da Bach a Beethoven, no? Che appunto sono il periodo prettamente classico, però c'è molta Italia, anche perché comunque la musica classica è un prodotto della cultura occidentale, no? Non nasce in altre parti del mondo, ce l'abbiamo qui in Europa e c'è molta Italia. A proposito dell'Italia, a proposito del pianoforte, il pianoforte è nato nella Repubblica di Venezia, no? A fine 600. Giambattista, sono Bartolomeo Cristoforo che è quello che fa, sì. Ma il pianoforte nasce da... Allora, uno dei primi pianoforti lo troviamo nelle lettere di Bach. Bach aveva commissionato
uno strumento che abbiamo lettere, poi sappiamo che questo strumento è andato poi in eredità alla sua seconda moglie, e quindi ci sono questi dettagli, perché poche cose sono rimaste degli scritti personali di Bach, ma sappiamo che lui a un certo punto aveva mandato lo strumento indietro per dire si può fare meglio, possiamo fare, invece di clavicembalo, fare una tastiera, una reazione meccanica che rendesse il suono un po' più sensibile, e pare che poi lo strumento sia stato fatto in una maniera soddisfacente per lui, per cui si potrebbe dire che il primo pianoforte già Bach lo aveva nelle mani, non è, ma una forma di primo forte piano, così già c'era. Io peraltro ho trovato una locandina tempo fa, mi è capitato per caso, di un concerto di Beethoven in cui veniva definito forte piano, perché nacque così appunto con questa prima dicitura di forte piano, poi è divenuto piano forte. È molto semplice, il clavicembalo. Tutto nasce, che cos'è il clavicembalo? Si suona e la corda, e pizzica una corda. Se vuoi avere un suono più forte, pizzichi due corde. Quindi tu hai un tutto, un suono o il doppio del suono, un forte e un piano, non ci sono queste vie di mezzo. Col nuovo sistema invece, questo del martello che colpisce e torna indietro, la corda ha la possibilità di vibrare molto più a lungo, e puoi giocare nel creare questo senso di continuità del suono, perché il pianoforte praticamente è ancora oggi un clavicembalo, tac, 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 che ha un picco di suono che poi scende, per cui noi sentiamo dei legati, ma è una cosa psicologica, non è fisicamente come un violino. Il violino invece è lo strumento, è come la nostra voce, mentre lo emetti lo alteri. Io posso cantare e spingere il suono con il fiato e farlo piano o farlo forte, e posso creare una linea. Col pianoforte no, una volta che lei ha colpito, il suono è quello. Certo. No, va a scendere, non va più a crescere. Certo. E per dare il senso del crescendo, ci deve inventare tante quelle cose. Ma lei che è un pianista, quale importanza annette al pianoforte, così come appunto è nato, abbiamo anche detto qual è un po' la sua essenza anche artistico-musicale, nella storia degli strumenti rispetto a tutto ciò che passa comunque per musica colta? Cioè, mi pare che sia stato uno strumento di straordinaria importanza. Allora, quello che cambia tra la musica antica e la musica moderna è proprio i tasti del pianoforte. Cioè, noi abbiamo adesso queste do, re, mi, fa, sol e poi i cinque. Prima che questo venisse fatto matematicamente diviso, quindi l'ottava divisa in tutto questo, noi eravamo più vicini alla musica, per esempio, indiana. Avevamo tutti i quarti di tono, per cui io avevo un do diesis, poi avevo un re bemolle e poi un re. Per cui c'erano degli spazi che adesso non esistono più al pianoforte. Ora, questo creava i primi forte piano, avevano tanti tasti in più. Se lei vede gli originali non si capisce quanti tasti ci sono, perché cercavano di avvicinarsi agli archi. Poi invece un italiano, Giuseppe Zarlina, ha proprio creato una struttura matematica nuova, perché si è inventato una musica nuova, un sistema matematico nuovo. L'ottava è stata divisa in questa nuova unità matematica. Semplificando il sistema, si è creato un sistema matematico più facile da gestire, che ha creato poi Bach e tutte. Mentre se fosse rimasto il sistema di prima, ed è stato il pianoforte a creare questo cambiamento, saremmo oggi più vicini al sistema della musica indiana, quel quarti tono, dove no, non si può strutturare matematicamente quello che facciamo invece noi nella cultura nostra occidentale. Ecco. Oggi i giovani che amano la musica, classica e che vogliono cimentarsi, quale strumento prediligono prevalentemente in questa fase storica di gusti, di tendenze? Cosa affascina di più? Allora, il pianoforte è rimasto, penso sempre, lo strumento principe, perché facendo quello poi si fa tutto il resto, per cui sempre il pianoforte rimane il primo e poi ognuno va in base alle proprie tendenze. Ma il giovane che si avvicina alla musica classica, per me non è, l'avvicinarsi alla musica classica non è solo un avvicinarsi al suono, è un avvicinarsi a un mondo matematico antico che, come le dicevo, poi è stato elaborato in questa maniera, che ci fa capire, per esempio, Leonardo da Vinci. Lei vuole vedere un quadro di Leonardo da Vinci, deve conoscere Leonardo da Vinci da musicista. Per capire Leonardo da musicista bisogna capire la musica greca, perché lui era affascinato dalla proporzione della musica greca. Per cui nelle sue proporzioni, ma questo vale per l'Alberti, vale per tutta l'architettura rinascimentale, ma valeva per l'architettura precedente, tutto era gestito dalla musica. La musica era nata come matematica, suono e matematica. E da queste proporzioni, se lei guarda un palazzo rinascimentale, è come se lei suonasse do e do e sol. Con queste note
Io da ragazzo ho avuto la fortuna, da insegnanti siciliani, di capire queste cose quando ero ancora un teenager. Da allora è come se avessi avuto un paio di occhiali, e quando viaggiavo nei treni per studiare a Roma, a Bologna, a Firenze, fino a Venezia, io dovunque camminavo, anche coi treni, guardando dal treno, guardavo un palazzo da ragazzino e dicevo: questa è una proporzione gotica, oppure una proporzione romanica, oppure una proporzione barocca, perché dalla geometria, e quindi anche la pittura di Leonardo da Vinci, io vedo gli intervalli e gli accordi. Certo. Per cui è la pittura, in questo caso, o tutte le nostre architetture, sono musica in pietra o in pittura o in disegno. Picasso è impazzito, Miró prendevano pezzi di musica e li mettevano direttamente nei visivi. Per cui Leonardo diceva: questo, quando ti fermi davanti al mio quadro, io guardo un quadro, non puoi capire quello che c'è dentro, neanche se lo vedi 10 volte, cioè devi vederlo per tutta la vita per poter capire quello che c'è nel quadro, mentre noi già entriamo nei musei, guardiamo e andiamo avanti. Ma quello che hanno fatto questi personaggi prima di noi era musica visiva. Leonardo lo scrive, lui parla dei suoi quadri come musica che tu puoi vedere con gli occhi, mentre la musica, dal punto di vista dell'orecchio, sparisce. Certo. Ha una limitazione temporale, e a lui questa limitazione temporale dava fastidio. Come faccio a cristallizzare la struttura musicale in maniera eterna, certo, visiva davanti a me? Del resto, e mi guardo un concerto. Certo. Io chiamo la prima opera italiana L'ultima cena di Leonardo. L'ultima cena di Leonardo, se uno si studia tutte, certo, le proporzioni musicali che ci sono all'interno, è un'opera, te la puoi stare lì a guardarla 2 ore e capire, non è che la guardi, per capire tutti i meccanismi e sentire tutte le melodie all'interno dell'ultima cena, puoi stare 2 ore come ascoltare un'opera. Certo. Del resto la musica classica nasce sull'abbandono della tradizione orale e sul sistema di notazioni, no? Appunto perché c'è questa scientificità, no? E questa struttura e rigidità matematica, no? Dentro la... Esatto. Che ha creato la spinta. Certo. Per quello bene, che hanno fatto, bene, grazie, poi. Grazie, siamo in conclusione, allora torniamo a Ibla Grand Prize. Ecco, io non so questo quando è in onda, però stasera. Stasera abbiamo uno dei momenti bellissimi, che è Villa Criscione. Sì. E Villa Criscione lo facciamo da tantissimi anni, questo aiuto ai padri carmelitani del Madagascar. Quindi chi viene stasera ci aiuta con il sostegno. C'è stato sempre questo evento benefico, sì, dentro sempre, la rassegna. Abbiamo fatto sempre. Sempre ogni stato volta scegliete di volta in volta la destinazione del ricavato? No, è sempre stato in Madagascar. E con padre Renato, padre Bruno, e loro stessi vengono. È una cosa bella, perché non sono donazioni che vanno direttamente nelle mani dei padre Renato e padre Bruno, e direttamente in Madagascar ad aiutare le loro missioni. Da un punto di vista artistico, mi pare che dentro questa edizione c'è qualcosa di nuovo, di particolare. Allora, di particolare, ogni anno c'è sempre qualcosa di particolare, ma le faccio un esempio: l'altro giorno c'è stato un momento divino, a un certo punto, non posso chiaramente dire dettagli, ma un musicista giovane che a un certo punto siamo rimasti, quando uno si trova davanti a noi abbiamo avuto la fortuna a Ibla sempre di avere avuto sempre qualcuno che ci lascia tutti sconvolti. Il talento quando ti si presenta davanti non riesci a capire e a spiegartelo. È come fosse un dono divino. Cioè, davanti al talento tu resti lì e ascolti, e lei se ne accorge, tutti, il pubblico, la giuria, tutti siamo. E quest'anno è successo subito. È successo dopo il secondo giorno, questo genere, eravamo tutti sconvolti. Per cui c'è tanta bravura, ma poi c'è quel qualcosa che è il Grand Prize, capisci? Che una cosa, uno resta lì a pregare, diciamo, come è possibile che questo succeda? Mi pare che, così attingo anche alla conferenza stampa che avete fatto, ci sono delle dediche di questa edizione, non so, ad Arianna Solarino, che è scomparsa. Arianna Solarino, che ci ha aiutato, sì, dall'inizio, con mia mamma, due insieme andavano a parlare anche con i sindaci e cose, per cui Arianna è sempre stata con noi. Non si può dire, è come famiglia, capisci, una cosa. E poi la nostra baronessa Langendorf a New York, che è un'istituzione newyorkese, una cosa, delle cose che arrivano così all'improvviso, senza aspettarsi. E avete lanciato questo campus per ragazzi da 10 a 15 anni? E lei parla di quest'anno? Sì. Quest'anno è una collaborazione questa con dei giovani dei giovani strumentisti ad arco. Gli strumentisti ad arco sono quelli che soffrono di più all'interno delle condizioni di Ibla. Le spiego perché. Quando la sala Falcone Borsellino, per esempio, prima che avesse l'aria condizionata ancora, col caldo d'estate gli strumenti si alterano immediatamente. Suonare all'esterno
la stessa cosa, si stonano, fanno delle cose. Per cui, per esempio, quest'anno Palazzo Bruno è dedicato agli strumenti ad arco, è un posto bellissimo, un cortile bellissimo, però sbalzi di temperatura, la temperatura da noi questa settimana non è stata delle migliori, no? Per cui loro come strumentisti sono i più stressati da questo punto di vista, per cui preferirebbero sempre delle condizioni ideali, ma che non fa parte delle cose di Ibla, perché io devo avere uno strumentista, una viola, un violino o un violoncello che suoni come tutti gli altri in qualsiasi circostanza ovunque andremo, per cui non può dire l'aria condizionata è troppo, il mio strumento mi dice, ecco. Per cui per loro la procedura di Ibla diventa ancora più forte, più dura. Bene, grazie a Salvatore Moltisanti, presidente di Ibla Foundation, che organizza Ibla Grand Prize alla 32esima edizione in questi giorni, si è aperto mi pare venerdì scorso. Sì, i musicisti sono già arrivati il 22, abbiamo molte prove anche, quelle per il pubblico poi si sono aperte al 24. Si chiuderà mercoledì, abbiamo parlato anche delle ragioni di un successo che già consiste nel fatto che per 32 edizioni, senza mai un'interruzione, una sola volta, ma in periodo di pandemia, poi sempre una continuità costante di una idea semplice ma anche molto importante che unisce la musica ma anche la cultura, il respiro internazionale e perché no anche il barocco di poi Ibla. Poi questa famiglia, noi... Una cosa è venuta fuori dai vari ragazzi, no? Le Ibla Family la chiamano, la Ibla Family. Questo network in tutti questi anni si è tenuto sempre in contatto. Noi, il nostro leader è stato per tantissimi anni il maestro Abbado, Marcello Abbado. E adesso lui non c'è più, veramente non ci sentiamo neanche di sostituirlo con un altro, ci sono tante persone importanti, ma la sua eredità sono tutti i vincitori che ha scelto lui negli anni, per cui questi vincitori creano la nuova giuria, sono quelli che scelgono e continuano questa legacy di un personaggio che è stato per noi molto importante. Bene, grazie ancora a Salvatore Moltisanti, grazie a quanti ci hanno seguito, prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.